Per capire cosa sono le quantum communication, vediamo la loro applicazione principale, che è quella di trasmettere un messaggio cifrato, ovvero una chiave, che ha una caratteristica unica, quella di essere incondizionatamente sicuro, cioè nessun attacco, nessun algoritmo o potenza di calcolo potrà mai svelare questa chiave. Questa estrema sicurezza offerta dalla chiave quantistica prodotta dalle quantum communication è basata sulle proprietà dei fotoni, che sono le particelle elementari della luce caratterizzate da un numero quantico. La prima proprietà è che quando io misuro questo numero quantico debbono essere nel corretto sistema di riferimento, altrimenti genero una misura casuale. La seconda proprietà è che non posso in alcun modo copiare il numero quantico posseduto dai fotoni. La terza proprietà è che trasmetto un singolo fotone. Usando queste tre proprietà, nel 1984 Bennett e Brassard inventano un protocollo che prende il loro nome, BB84, che permette quindi di trasmettere messaggi cifrati a distanze di decine di chilometri usando fibre ottiche. Le quantum communication quindi condividono con le comunicazioni ottiche la stessa infrastruttura di base, perché anche le comunicazioni ottiche usano fotoni per trasmettere bit, le quantum communication usano fotoni per trasmettere qubit. Milano dispone di una delle più dense reti di fibre ottiche nel nostro paese e sarà teatro di una prima sperimentazione di una rete di quantum communication finanziata dal Politecnico di Milano e dalla Regione Lombardia. Questa rete permetterà di aumentare in generale la sicurezza delle comunicazioni per tutte le informazioni più sensibili, dalle informazioni di tipo sanitario alle informazioni finanziarie, alle informazioni legate all'antiterrorismo. In una parola, le quantum communication miglioreranno la sicurezza di tutte le nostre comunicazioni e della nostra città.